cinema è una via di mezzo tra la orologeria di precisione e la tratta delle bianche. Che io speravo di passare inosservato, mi hanno beccato e adesso devo fare buon viso a buon gioco. Mi dà sempre un po' fastidio, insomma, essere osservato. E la ragione per cui mi sono messo dietro la macchina da presa è questa, no? Anche perché davanti, come vedete, non meritavo. Mi piaceva il cinema. Andavo da ragazzino, 8 anni andavo con un mio amico che aveva la tessera per tutti i cinema di Milano. Io mi vedevo 3-4 film al giorno. Poi, niente, c'è un momento dove scegliere se fare il medico dei pazzi o... Io ho scelto il cinema, dove i pazzi sono così, più gradevoli, insomma. Le pazze soprattutto. C'è o non c'è, insomma, è come uno che fa il ciclista, deve pedalare, se va bene in salita va avanti. E io andavo abbastanza bene, anche soprattutto in discesa, ho fatto il cinema. Io mi premio da solo per certe cose che sono fuori del cinema, insomma. La vita mi ha dato tanti premi. Poi se te ne arriva uno perché hai fatto un buon film e tanto di guadagnato, insomma, va bene anche. E beh, è un premio, insomma, alla mia tenera età, un premio così, insomma, alla carriera. È una specie di premio alla memoria, insomma. Mi ha telefonato di Aden, si chiama. Mi ha detto che c'era questa cosa, insomma, che se ero contento, ci ho detto certamente, dico, ci voleva un direttore tedesco perché gli italiani si ricordassero di me.